In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazareth: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia. Quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Prendiamo in esame le ultime frasi di questo brano di Vangelo. Anzitutto le contestualizziamo. Gesù si trova nella sinagoga della sua Nazareth. Dopo aver parlato e manifestato in modo palese la sua identità messianica, le autorità religiose, sdegnate, prendono provvedimenti, lo cacciano dalla città e cercano di ucciderlo. Dite se questa sequenza non ci riporta un po' alla passione di Gesù. Ricordate? Il sommo sacerdote, sdegnato, si stracciò le vesti. Arriva proprio dopo l'autoproclamazione di Gesù come figlio di Dio. E cosa accade? Gesù viene processato, condannato a portare la croce e a uscir fuori dalle mura di Gerusalemme, appunto come nel Vangelo di oggi, fuori dalla città. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città. E dove lo portano? Qui a Nazareth lo portano sul ciglio di un monte. Ma anche qui è chiaro il parallelo con Gerusalemme. Dove lo portano? Lo portano sul Golgota, su questo piccolo monte, fuori dalle mura della città. E fin qui, quindi, è chiaro il parallelo Nazareth-Gerusalemme. Ma ora vediamo il finale. Dice: lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Buttare uno giù da un monte significa ucciderlo. E a Gerusalemme cosa faranno con Gesù? Lo uccideranno. Non da un monte, ma lo uccideranno sul Golgota, su una croce. Ma non finisce qui. L'evangelista Luca elegantemente aggiunge quella frase che, se tolta da un contesto teologico, risulta alquanto bizzarro. Infatti, com'è possibile immaginare Gesù condotto fin sul ciglio del monte per essere buttato giù e lui tranquillamente passa in mezzo a loro? Che significa? Che si libera e scappa? Che si mette d'accordo con qualcuno per liberarsi? Non credo vada letto in modo letterale. Qui evidentemente Luca vuol darci il passaggio della risurrezione. Esser buttato giù dal monte e passare in mezzo a loro è metafora di morte e risurrezione. Ora, alla luce di questa interpretazione, provate a rileggere le ultime righe e vi accorgerete di come l'evangelista davvero abbia riassunto il mistero pasquale di Gesù. Hai provato a leggere la passione di Gesù cercando di capire e di approfondire il fatto? Hai mai approfondito la questione religiosa, il perché Gesù è stato ucciso? Ascolti mai in Quaresima musica sacra che ti aiuti a sintonizzarti con la passione di Gesù, come ad esempio la passione secondo Matteo di Bach? Oppure leggi la passione per conto tuo o la ascolti su Pregaudio? Il film che oggi vi consiglio è Gesù di Montréal.
ve lo consiglio, ma da subito vi dico che è abbastanza introvabile. Ma mai dire mai. È una rappresentazione teatrale messa in cinematografia. Diciamo che il film non è del tutto ortodosso, abbastanza borderline circa i dettagli della vicenda della passione. Ma anche in questo caso, come nel film La ricotta, sono i personaggi stessi che si identificano con il crocifisso.